Noi siamo dell'associazione GiloCare, che è un'associazione di volontariato che è nata per occuparsi di orientamento e supporto ai caregiver familiari. Il primo problema è capire chi sono i caregiver familiari. Sono le persone che si occupano in casa di familiari non autosufficienti a qualunque titolo, anziani, ammalati, disabili e così via. Noi siamo caregiver da lunga data, 10, 15, 20 anni, e abbiamo deciso, proprio sulla base della nostra esperienza, di occuparci di questo perché ci siamo resi conto che il caregiver familiare è al centro di queste situazioni, ma completamente abbandonato a se stesso. Non c'è un termine di riferimento a cui rivolgersi quando ci troviamo in difficoltà di vario tipo. Quindi noi diamo orientamento e supporto, nel senso che siamo disposti e disponibili a affiancare e a dare un consiglio, una soluzione a 360 gradi a tutte le problematiche che gli assistenti familiari, chiamiamoli così, cioè i familiari che vivono in queste situazioni, si trovano a dover affrontare. Sono problemi che sono proprio della gestione quotidiana della malattia o della disabilità. Queste situazioni sono situazioni che partono e non si sa quando finiscono, vanno avanti vite intere, per cui è importante, anche se molto spesso le persone coinvolte non lo sanno, prendersi cura per tempo della propria sanità mentale, della propria sanità emotiva e imparare anche concretamente ad affrontare i problemi che ci sono. Nessuno può nascere, come si dice, imparato, men che meno a fare il caregiver, il quale deve affrontare problemi logistici, medici, sanitari, burocratici e farlo con un certo equilibrio onde evitare di cascare nel burnout, che sarebbe quello che una volta si chiamava l'esaurimento, insomma esaurire le proprie risorse psichiche e fisiche e poi non averne più per affrontare la situazione. In concreto noi che cosa facciamo? Offriamo dei servizi alle persone che sono in questa situazione, che sono lo sportello di ascolto, come questo che è stato aperto qui nella circoscrizione 5 e che speriamo di riproporre anche in altre circoscrizioni, dove su appuntamento per due volte al mese, ogni 15 giorni, c'è la possibilità di incontrarci, noi siamo un'associazione di volontariato, quindi gratuitamente, e affrontare con noi ogni tipo di problematica relativa alla gestione delle disabilità in casa e delle mancate autosufficienze in casa. L'altra opzione che proponiamo è quella dei gruppi di orientamento, di ascolto, noi li chiamiamo gruppi di esperienze, di condivisione, che è un momento molto importante perché consente intanto di trovarci insieme e quindi un momento di rottura dell'isolamento, che è uno dei grandi drammi che affronta chi si trova in queste situazioni. Sono situazioni che ti chiudono, diventano claustrofobiche. Il fatto stesso di potersi trovare con qualcuno che nella tua situazione, senza doversi preoccupare delle barriere, dei filtri che solitamente intervengono quando abbiamo a che fare con le persone che ci stanno intorno, permette di comunicare e di rompere questo isolamento. Un altro tipo di attività che noi facciamo è quella di piccoli corsi, chiamiamoli informativi, cioè dove vengono affrontati dei temi a scalette tematiche sulla gestione quotidiana della disabilità e della convivenza, perché ci siamo resi conto che non è tanto il problema del caregiver e della persona assistita, quanto della relazione tra i due, che è molto importante tenere presente, perché se va in crisi quella relazione lì si inchioda poi tutto il meccanismo. Queste attività le svolgiamo sul territorio, e la circoscrizione ne è un esempio, nelle strutture sanitarie, siamo convenzionati con la AOU San Luigi di Orbassano e con il Fate Bene Fratelli per il reparto di Alzheimer a San Maurizio Canavese, e altri discorsi sono in pista con altre associazioni di volontariato, e cerchiamo di espandere il volano delle collaborazioni. Siamo convinti che soltanto facendo rete tra le varie associazioni, le strutture private e pubbliche, il volontariato, si possa dare una risposta di un qualche tipo a questo argomento, che diventa molto drammatico man mano che passa il tempo.